Let's go! Bentornati, ovetti, su Pikmin! Nello scorso episodio abbiamo completato al 100% l'ombelico della foresta e oggi finalmente atterreremo nella fonte remota, la quarta area di gioco. Una delle più belle, ma anche la più difficile, a mio parere, quindi ci conviene stare attenti. Indovinate un po', la fonte remota è strapiena d'acqua. E già vedo un pezzo di nave. Ok, allora, molto importante qui avere Pikmin blu, quindi ovviamente voglio i miei Pikmin blu. Una cinquantina dovrebbero bastare, quindi ne prendo 50. Poi voglio prendere qualche bellissimo Pikmin giallo, facciamo una quindicina. Già vedete uno dei nemici più odiati del gioco laggiù, ma ne riparleremo a breve. E il resto rossi perché possiamo. Allora, quanti non sono ancora fiore? Mi sa che sono tutti fiori. Se è così, mio Dio che bellezze. Allora, ho bisogno di Pikmin blu. Ne abbiamo 46, perché 46? Devono essere 50. Ok, voi cominciate ad andare su questo muretto. Devo mandarne solo 20, quindi stiamo attenti. Il resto dei Pikmin blu viene con me nel mare per sconfiggere dei tarli e srotolare un ponte. Ora, tarli, eccoli qua, perfetto. Fortuna che sono bravo a colpire i tarli senza venire colpito dai tarli. Venite qui, ce n'è un altro, ce ne sono altri due in realtà. Ok, perfetto, stiamo attenti. Cosa importante da dire, i tarli, se volano sopra l'acqua, cominceranno a perdere vita piuttosto che guadagnarla. È una cosa standard, in effetti, perché devono riposarsi. Ora, andate qui, non dal tarlo, non dal tarlo, non dal... tarlo. I Pikmin che portano le prede o il bottino vagano con il loro carico senza riuscire a tornare alla cipolla. Forse la strada è bloccata da un ostacolo per loro insormontabile. È come se avessero perso l'orientamento. Devo assolutamente scoprire cosa impedisce il loro ritorno e risolvere immediatamente il problema. Il problema è che non ho fatto il ponte. Dammi il tempo. Allora, mentre loro lavorano qui, io andrei a prendere questo e andarlo verso il ponte, ho detto. Non il tarlo. Perfetto. Ora, questo qui, che cosa è? È una ranucca idropica gialla. È uno dei nemici più odiati del gioco. È molto fastidioso. E devo prendere i miei Pikmin per sconfiggerla, quindi venite qui, tutti quanti. Ora, potresti uscire dall'acqua? Mi faresti un gigantesco favore? Ok, esci ancora un po' dall'acqua però, per favore. Dai, vieni in base, dannazione. No, devi venire in base. Ok, attaccala, attaccala, Pikmin giallo, attaccala! Ok, va bene, possiamo attaccarla da qui. Ora, dovrebbe fare un bel salto, ritiriamo il Pikmin e tutti all'attacco. Tutti, 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 tutti. E ritiriamo, 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 che altrimenti vengono schiacciati. Vorrei cercare di perdere meno Pikmin possibili, ora come ora. Dai, perfetto. E all'attacco! Prima la sconfiggo, meglio è per noi. Oh, mamma mia, devo anche aumentare la nostra popolazione di Pikmin blu. Ora che ho sconfitto quella rana, mi sa che posso anche andare a fare questo. Quindi, Pikmin blu, seguite le mie direttive. Per favore, un po' più in fretta, perché qui c'è il primo pezzo di dolphin da prendere della giornata, quindi eccoci qua. Ho detto prendetelo. Dai. No, sbagliato. Ok, li posso lanciare da qua sopra? No. Quindi vuol dire che devo rifare il giro, perché ho sbagliato a lanciare i Pikmin. Non importa, non importa. Cioè, qual è il problema? Qual è il problema? Tanto devo comunque provare a sbloccare altri passaggi extra che in realtà useremo domani. Idem per alcuni muri che comunque non useremo oggi. Spero di riuscire a prendere 3 pezzi di nave. Non dovessi riuscirci, pazienza. Ora, i Pikmin li posso lasciare dai, qua. E dovrebbero poi fare quello che devono fare, ossia prendere quel pezzo di nave, che è, tanto per, lo leggo, il bullone riparazione. Questa meraviglia della robotica può riparare tutto ciò che si rompe sulla navicella. Meno male, perché non sono proprio portato per riparare tutti quegli aggeggi. Beh, utile. Lo fate da soli, vero? Non devo restare qua. Siete defioriti? Come avete fatto a defiorire? Oh mio Dio, no, devo... Oh, mamma mia. Ecco, a volte i tesori o i pezzi di nave si incastrano in questo modo ed è una cosa iper fastidiosa. Ce l'abbiamo fatta, muovetevi. Grazie, grazie. Allora, nel frattempo che si srotola il ponte, vorrei anche affrontare nuovi nemici. Come si è intravisto, è molto blu in effetti, non è qua, è qua sopra. È il, o meglio la, moschita vacua. Va qua, va qua, va qua. Cosa fa la moschita vacua? Niente, soffierà
Il loro soffio può defiorire i Pikmin. È letteralmente l'unica cosa che farà questo nemico. Il punto è che è fastidioso. Quindi sta fermo. Sputa, per favore. Ok, abbiamo finito il ponte. Sì, ma deve sputare aria. Ora lo fa. Ora lo fa. Ok, non importa se lo fa perché devo colpirla a quanto pare. Se lanciate abbastanza Pikmin dovrebbe riuscire a cadere per il troppo peso. Quindi vediamo se ci riesco. Se ci soffia, un Pikmin rosso potrebbe essere finito in acqua. Spero di no. Intanto ho preso questo. Il bullone riparazione. Sembra un normalissimo bullone, ma in realtà è un robot ripara tutto. 20 pezzi su 30. Siamo a 2/3. Ok, non andare nell'acqua, non andare... Ecco qua. Il problema è questo. Ora, venite qui, all'attacco, tutti quanti. Ce l'ho fatta, ok, perfetto. Sta andando abbastanza bene, in realtà. Mi mancano dei Pikmin, eccoli qua. 49. Ho lasciato un Pikmin da qualche parte. Dove ho lasciato un Pikmin? Laggiù? Dov'è? Un attimo. Dov'è il Pikmin? L'abbiamo ripreso. Cosa? Che sta succedendo? Non lo so, ma se guardate la mappa, quanto è grande. È una delle mappe, se non la mappa più grande del gioco, quindi dobbiamo stare attenti. Siamo a 49. La cosa mi dispiace, ma pazienza. 69, nice. E questo qui è un coleto macchiato. All'attacco tutti quanti. È iperforte il coleto macchiato. State molto attenti. E siamo tutti quanti defioriti. Fortuna che c'è da qualche parte anche un... eccolo qua, il ciuffo d'erba. Non so dove ha mancato il Pikmin che ci ha lasciato, ma non importa per adesso. Allora, andiamo qua. Possiamo tornare fiori? A quanto pare no. Davvero? Neanche un po' di nettare. Wow, la sfiga. Seriamente la sfiga. Va bene, non importa. Dovrebbe esserci un altro ciuffo d'erba da qualche altra parte qua dietro. Eccolo qua, perfetto, avevo ragione. Quindi eccolo. Pikmin, per favore, trovate almeno un po' di quello che ci serve. Va bene, andiamo avanti senza nettare, a quanto pare. La sfortuna. Non è molto comune che non ci sia nettare. A quanto pare in questo momento non c'è nettare, fine. Allora, devo andare con tutti i miei Pikmin su questo ponte, cercando ovviamente di non farli cadere in acqua, quindi tutti qua così. No! Andate nel ponte. Ok, perfetto, perfetto. Perché lì c'è un altro coleto macchiato. No, fermi, venite. Devo sconfiggerlo perché c'è un altro pezzo di nave e c'è un'altra cosa da fare laggiù, quindi andiamo con la visuale. Ci sono delle bombe più che altro e... All'attacco tutti i miei pro di Pikmin! Ce la potete fare? Dai! Perfetto, bravissimi. Allora, oh, lo sapevo che c'era almeno un Pikmin che ci trollava. 99, vero? Sì. Dove è l'ultimo Pikmin? Perché ho visto un Pikmin giallo prima abbandonato da qualche parte, ma dov'è? Giuro che non lo vedo. Voi lo vedete perché... Vabbè, abbiamo perso un Pikmin e non so neanche io dove. Andremo anche a prendere questo tesoro oggi, ma ogni cosa a suo tempo. Quindi, Pikmin... No. Dicevo, Pikmin blu. Venite da me. Ok. E non tutti e 50, ma andate qua, per favore. Questa qui è la macchina massaggi. La metterò al suo posto nella parte in basso a destra. Una giustatina e non vedo l'ora di farla funzionare. Perché dallo schianto su questo pianeta ho dei forti dolori nella regione lombosacrale. Ah, che sollievo. Allora, prendete questo. Quanti più possibili. Grazie. E già che ci sto in effetti, no, non quanti più possibili. Datemi un altro po' di Pikmin blu. Perché così posso moltiplicare i Pikmin blu. Cosa comoda. Blu. Se dico blu, intendo blu. Però a questo punto meglio prendere... No. Fermi. Perché dovete per forza trollarmi, Pikmin? Allora, voglio che i Pikmin blu prendano questo, insieme a qualche Pikmin giallo, a quanto pare, e Pikmin rosso. Oh, bravissimi. Mentre i Pikmin gialli mi possono aiutare a prendere le bombe. Quindi eccole qua, le bombe. Dai. Fatelo. Prendete le bombe. Grazie, ok. Certo, io che lascio altri Pikmin gialli a... portare quel coleto al posto di prendere bombe. Prendi la bomba. Ok, abbiamo tutto? Sembra, e spero di sì. Quindi, andiamo. Vediamo un po', che altro posso fare? Posso rompere un muro, se ci riesco, e andare a prendere un altro pezzo di nave. E intanto, eccolo qua. Laggiù, lontanissimo, si vede anche un altro pezzo di nave, ma non importa. Macchina massaggi, ho camminato così tanto in questi giorni, non vedo l'ora di usarla e rilassarmi. Anche io. Allora, andiamo. Non cadete in acqua. E mentre loro trasportano questo, magari qualcuno gli dà una mano?
Resta blu, vero? Resta blu, vero? Sì, ok, perfetto. Noi andiamo a fare altro. Allora, tutti con me, tutti con me. Ho bisogno dei fiori bomba. Anche se in effetti non ricordo dove devo usare i fiori bomba. Qua. Sembra essere qua il punto giusto. Non è qua il punto giusto. Dov'è? Perché so che c'è una cosa da abbattere, ma non mi ricordo dove si trova. Intanto quel punto lì è iper importante, ma ci arriveremo. Datemi un secondo solo. È qua. È davanti a noi. No, non è davanti a noi. Mi sono seriamente perso? Ok, questo è un posto dove... Ok, l'ho trovato, perfetto. È un posto dove è facile... stop. È molto facile perdersi, quindi andiamo. Ok. Tutti qui. Attenzione alle bombe. Allora, dammi poi questo. Attenzione. Vieni, Pikmin! Abbiamo perso un Pikmin giallo. Guardate, non importa se perdo tanti Pikmin. L'importante è non perdere le bombe. E usare tutte quante le bombe. Non riuscirò a distruggere questo ponte, già lo so. Questo muro più che altro. Perché so che non ho abbastanza cose, ma pazienza. Allora, tu esci dal terreno. Dammi Pikmin. Adesso devo fare una scelta un po' brutta. Intanto, dove sono i miei Pikmin mancati? Ne ho lasciato uno laggiù sicuramente. Vero? Dov'è il laggiù però? Dov'è il laggiù? È laggiù? No! Allora, sono spariti alcuni Pikmin. Possibile che si siano autopiantati? E li ho persi così? Vabbè, intanto... no, no, fermi. Devo, come ho già detto, aumentare un po' i numeri, quindi... blu. Prendete questi. E portateli in fretta alla base. Siamo a buon punto della giornata, in realtà. Quindi potrei fare qualche altra cosa, ma... ogni cosa a suo tempo, ok? Eccoli qua, le pillole. Vediamo, prima sconfiggiamo... Anzi, prendiamo questo corpo. Esci da questo corpo. È un gran peccato non avere abbastanza... miele, nettare più che altro. E non so perché, seriamente non so neanche io il perché. Non è uscito e basta. Allora, è un sacrificio estremo. Perché ovviamente abbiamo un bel po' di pillole da dare ai Pikmin blu e anche ai rossi e ai gialli. Però, come vi ho già detto, da questo momento in poi serviranno molti più Pikmin blu che Pikmin gialli. Quindi è uno spreco perché non otterremo 5 Pikmin, otterremo 3 Pikmin se non sbaglio da le pillole rosse nella cipolla blu. Ok, allora... Tutti quanti, per favore, fate in fretta che voglio fare altro. C'è un altro po' di erbetta? Se c'è, non ricordo dove sia. Ed è un gran peccato. Allora, dai. Tutti con me. Sbrigatevi. Ok. E adesso, che siamo a fine giornata, quindi davvero non riuscirò a fare nulla. Intanto, posso provare a portare più vicino a me l'ultimo pezzo di nave? Allora, tutti i Pikmin gialli? Dentro. Tutti i Pikmin rossi? Dentro. E prendiamo tutti i Pikmin blu. Ok, adesso non so quanti Pikmin blu abbiamo effettivamente, ma spero che siano abbastanza. Rientrate in fretta. Ok, allora, quanti ne abbiamo? In totale 161. In realtà vanno abbastanza bene. Quindi, venite con me. Non sarete foglie, non sarete fiori, ma pazienza. Vediamo. Posso sconfiggere queste ranucole? Sì, sì, meglio... Però mi converrebbe andare... No, prima le ranucole. Allora, vieni qua. Saltate. E... all'attacco! Sono nemici complessi. Via. Ok. Sono nemici complessi solamente perché possono trollarvi davvero un sacco. Come ho perso le Pikmin? I Pikmin erano foglia e sono caduti così, mi sa. Va bene, pazienza. Cioè, qual è il problema? Allora, questo che vedete qui è un boss segreto. Sparirà dopo il giorno 15. Quindi io lo posso ancora affrontare e lo affronterò, ok? Il problema principale è che è parecchio complesso da affrontare. Questi qui inoltre sono delle idrotalpe. Meglio sconfiggerle in fretta perché mangiano molti Pikmin molto in fretta, appunto. Allora, tu invece, vediamo se riesco a buttarti di sotto senza che mi soffi troppo addosso. Dai. Oh no, ho lasciato il pulsante. Dai. Per favore. Dai, fatti... Tutti qui, per favore! Non distraetevi! Mamma mia, Pikmin! Ah, vai! Perché questo qui ha un pezzo di nave al suo interno. Non importa se soffia, se riesco a buttarlo giù. Dai, per favore. Perché i Pikmin non mi ascoltano? Perché non mi ascoltano mai i Pikmin? Allora, vai. Andate. Ok. Swarm, ce l'abbiamo fatta.
Ah, mamma mia, 3 secoli solamente per prendere un pezzo di nave. Eccolo qua, comunque, non lo porteremo alla base oggi. Radio interstellare non emette solo un segnale SOS costante, ma trasmette anche voci dallo spazio che mi terranno compagnia. La Dolphin, anche se comoda, può farmi sentire molto solo nel pieno della notte. Allora, non ce la farò mai a portarla in tempo, ma ci proverò. State inoltre eccessivamente attenti a... come i Pikmin decidono di portare questa, questo pezzo di nave. Perché? Perché potrebbero passare esattamente... Intanto là c'è un Pikmin da prendere, perfetto. Esattamente davanti alle ranucole idropiche gialle, vanificando i vostri sforzi, non i nostri sforzi, e trollando e facendo morire tutti quanti i Pikmin. Mi sa che passeranno proprio davanti a quella che è stata sconfitta. Quindi vediamo se davvero riesco a finire tutta la missione. E per tutta la missione intendo... Dannazione, sta andando proprio davanti a questa. Ok, allora... sì, per forza. Davanti a quella viva poi, quindi vediamo se riesco. Vieni qua, vieni qua. Tutti via. E tutti all'attacco. Andate. In fretta. 2 salti. 3 salti. Via. No, andava bene, andava bene, andava bene. No. Ah, dannazione. Abbiamo perso qualche Pikmin. Non importa, ok. Vediamo se riesco davvero a portarla a termine. La missione, intendo. Vai così. Perfetto, ok. Se davvero riesco a farcela, sarò un bimbo eccessivamente felice. Quindi... proviamo a portare anche questi cadaveri, che appunto non respawnano, fortunatamente. Non tutti respawnano, in realtà alcuni respawnano, alcuni no. Allora vai, vai, andate a prendere anche questo. Come vi ho già detto, ho bisogno di davvero tanti Pikmin blu, quindi non importa se prendo Pikmin blu o non prendo Pikmin blu. Mi sa che ce la faccio pelo pelo a portare almeno il terzo pezzo di nave. Wow, non avrò distrutto il ponte, il muro, ma lo distruggeremo nei prossimi giorni, quindi scialla. Che giro state facendo voi? Vabbè. Inoltre qui, in quest'altra zona... che faremo domani, ci sono altre 3 o 4 bombe che prenderò domani, appunto. Wow, 3 pezzi nel primo giorno. Pam, pam, pam. Quindi davvero forse riesco a finire quest'area in 4 giorni. Radio interstellare, questa radio invierà un SOS tutti i giorni. Mi rimane così poco tempo che non posso aspettare l'arrivo di una squadra di soccorso. Non ho scelta, devo continuare nella mia ricerca. Certo, sarà difficile trovare tutti i pezzi, ma ho l'impressione che non tutti i pezzi siano necessari per far partire la navicella. Cosa? Che vi ho già detto anche io. 22 su 30. Allora, ce la facciamo? Ah no, fermi, 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 fermi. Ce la possiamo fare, ma devo anche ritirarne altri. Così non dovrebbero trollarmi. Dove ho scordato qualche Pikmin, però? Perché so che ho dimenticato qualche Pikmin. Un giallo. Da qualche parte sta. Oh, mi dispiace, piccoli Pikmin blu. Ma non ho tempo per venire a prendervi. In realtà sì, ce l'avrei, ma non mi va. 3. No, mi spiace. Volevo aspettare il momento giusto. Non importa, abbiamo perso 3 Pikmin blu. Un gran peccato. E ripeto, potevo salvarli, ma avrei forse rischiato un po'. Non importa, ho comunque preso 3 pezzi della Dolphin. Nove giorni dall'impatto. Qui sembra che ci sia una parte consistente dei pezzi. Se i miei calcoli sono giusti, riuscirò a recuperare praticamente tutti i componenti della mia navicella. Ma non proprio tutti. Purtroppo ci sono ancora pezzi che non riesco a localizzare. Devo trovare ancora 7 pezzi per ampliare la portata della Dolphin. Non ti preoccupare, piano piano li prenderemo. Guardate i numeri dei Pikmin blu. Ora che siamo a 165, siamo al... minimo sindacale, in realtà, per finire il gioco. Come vi ho già detto, il gioco è facilmente completabile se avete 150 di ogni Pikmin, anche se più Pikmin blu e rossi avete, meglio è per voi. Quindi, direi di salvare, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Pikmin, dove torneremo nella fonte remota per cercare altre parti. E vi ricordo, i nemici fortunatamente non respawnano subito. Quindi dovrebbe essere leggermente più facile andare a prendere bombe e camminare almeno per l'area della base. Ok, ci vediamo domani. See you next time, baby!